A volte alcuni di questi giganti si perdono nella foresta, ma quello che per loro può essere un problema di facile soluzione, per i Lyaellinasaura può rappresentare la differenza tra la vita e la morte. Il rumore prodotto da questi giganteschi erbivori impedisce infatti ai Lyaellinasaura di udire altri suoni ben più minacciosi. Il gigantesco carnivoro ha ucciso la femmina regina. Per il clan è un duro colpo. L'inverno sta per arrivare e senza la femmina dominante ci saranno delle tensioni nel clan. Nella crescente oscurità, il Kulasukus percepisce l'abbassamento della temperatura e, non senza riluttanza, lascia la sua dimora estiva. Ancora una volta si dirige a passo lento nella foresta in cerca del posto adatto per il letargo. Riducendosi la luce, anche le piante cambiano abitudini. La crescita e la fotosintesi si arrestano. Alcune specie perdono le foglie, altre sospendono l'attività vegetativa. Per i Lyaellinasaura, la ricerca di cibo comporta del lavoro straordinario. Bisogna trovare funghi e radici sotterranee. In questo periodo sopravviveranno spostandosi verso il centro della foresta, dove le gelate sono rare, e restando attivi per mantenere la normale temperatura corporea. Ma quando il clan si riunisce intorno alla cascata, la constatazione del pesante tributo pagato ai predatori estivi è drammatica. Solo uno dei piccoli è sopravvissuto e non vi è ancora una femmina dominante.